Siamo con l'allenatore della Morrone. Allora, un bel inizio di partita dove la Morrone, insomma, ha creato parecchie occasioni, anzi, nei primi 30 minuti eravate assolutamente più in palla, molto più aggressivi, molto più dinamici. E poi forse la chiave di volta, sicuramente quell'espulsione. Sì, non solo i 30 minuti, diciamo che il primo tempo è stato sicuramente giocato meglio da noi. Scusate, giocato meglio da noi con più opportunità, almeno 5-6 facili per fare gol. Secondo tempo è impattato meno bene, approcciato meno bene rispetto al primo, equilibrato. Ovviamente stavamo in quel momento cercando di fare i cambi più offensivi per cercare di vincere la partita. L'espulsione poi, che non si capisce l'espulsione perché c'è stata espulsione, ha cambiato totalmente la partita e il Sambiase poi ha dominato, cioè dopo ha fatto gol e ha meritato, insomma, no, poi non riuscivamo più a giocare in inferiorità numerica perché volevamo comunque provare a vincere la partita, no? Con Mister Fanello, grande euforia perché ovviamente, come dicevamo con il direttore sportivo prima con Samele, se non è un match point poco, poco ci manca, sono 10 punti a 7 partite dalla fine a sto punto qua, quindi una vittoria tra l'altro con una squadra che prima della penalizzazione insomma vi ha sempre tallonato, quindi insomma scaramanzia a parte, un accenno di festeggiamento. È una vittoria che può essere determinante, è inutile nasconderci dietro un dito per le sorti del campionato. Sicuramente fino a quando la matematica non ci premierà dobbiamo continuare a premere sull'acceleratore, però è una partita decisiva che siamo riusciti a portare a termine con calma, perché il primo tempo non dobbiamo dimenticare che abbiamo sofferto le sortite offensive della Morrone, però credo che alla fine il Sambiase ha meritato nettamente la vittoria. Diciamo una prova di maturità perché effettivamente la Morrone i primi 20-25 minuti vi ha messo in grossa difficoltà, però lì la squadra non si è scomposta, ha appazientato, ha trovato diciamo, i momenti giusti e alla fine anche insomma, pure per la superiorità numerica, ma abbiamo visto anche squadre che in 10 hanno vinto partite, quindi alla fine è stata forse questa proprio la differenza, una maggiore esperienza, una maggiore quadratura di squadra del Sambiase rispetto alla Morrone. Sì, c'è da dire che normale che la Morrone partisse forte perché era la Morrone che era costretta a vincere. A noi, se andiamo a vedere, anche il risultato del pareggio poteva stare bene. Come ha detto lei, siamo stati bravi ed esperti nel saper gestire, assorbire le sortite della squadra avversaria e poi nel momento cruciale della partita, il giocatore, l'esperienza, la nostra tranquillità ha fatto la differenza.